Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 8 novembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Malmostosi sotto tiro della luna. La bianca signora, dal suo palazzo in quadratura al vostro segno, oggi agisce sul fronte familiare, dove già Urano irresponsabile sta seminando zizzania. Magari non per causa vostra, ma per la testa matta dei vostri parenti, tuttavia anche voi, sobillati da Saturno insofferente, dovete ammettere che in fatto di irritabilità e bisogno di spazio comparite tra i primi della lista. Voglia di cambiare tutto, colore, disposizione dei mobili, perfino residenza, ammesso che abbiate subito a disposizione il gruzzoletto necessario. Tuttavia non si tratta di un progetto utopistico. Complice Venere allo zenith, amica di Giove, rientrato da poco nel settore finanziario, cullate ambizioni ardite, con la certezza di essere nelle grazie di qualcuno. Che sicuramente prima o poi vi darà una mano a emergere e a guadagnare di più. La coppia potrebbe avere presto una casa tutta sua, o concretizzarne l'acquisto, tutto in amore procede per il meglio e la coppia vive la tipica serenità di una famiglia. Presto la coppia potrebbe essere una famiglia. I single avranno presto un incontro importante e risolutivo a patto di scegliere bene tra le persone conosciute. Se state ristrutturando casa potreste avere dei problemi con l'impresa e gli operai, soprattutto con idraulici ed elettricisti. Oggi è un giorno ideale per riprogrammare i lavori e magari chiedere una maggiore precisione sul lavoro. È un vostro diritto. Mettetevi l'animo in pace su una questione che proprio non si avvia, potreste perdere del tempo prezioso a discapito di altri progetti che invece potrebbero darvi soddisfazioni. Non piangete sempre sul latte versato, questo ormai non si raccoglie più. Vi conviene usare le energie residue per costruire situazioni nuove. Non potete fare affidamento su persone poco serie. Siate più selettivi nella scelta di collaboratori ed amici. I parenti non possono intromettersi troppo nella vostra vita. Andate avanti per la vostra strada. Affrontate con coraggio una situazione che vi sta a cuore, non potete pensare di trascinarla oltre. La vostra dignità soffrirebbe oltremodo e cadreste prede di un gioco snervante che vuole costringervi all'angolo. È il momento meno opportuno per lamentarsi. Piuttosto raccogliete tutte le vostre energie e producete uno sforzo nell'assecondarle. Marte in aspetto favorevole in serata vi donerà smalto e grinta utile per affrontare una serata che potrebbe essere davvero soddisfacente. Non esagerate però, in tarda serata, con l'egocentricità e ricordate che un pizzico di umiltà non guasta mai. Un pizzico di gelosia non guasta mai. Con il vostro partner chiarite una situazione senza essere oltremodo polemici. Buoni nuovi incontri, oggi potreste averne qualcuno inaspettatamente. Non rinviate oggi una decisione che ormai avete preso da tempo, questo non sta dalla parte vostra e naviga contro di voi. Lasciate pure che una vostra amica commetta i propri errori, così come nelle stesse circostanze li avete commessi voi. L'importante è che voi sappiate di valere più di quanto gli altri possano immaginare. Non sempre si può procedere con calma e a rallentatore come vorreste, soprattutto al lavoro, c'è bisogno di dinamismo. In questa giornata molti saranno i dubbi che vi assaliranno, a proposito di un accordo al quale avete ceduto dietro pressione. Nuovo giorno tranquillo che vi allieta in particolar modo nel vostro settore privilegiato, quello delle amicizie. Marte è in posizione felicissima insieme al razionale Saturno e promuovono l'ampliamento dei vostri contatti sociali. Quali pianeti si dispongono da far mancare alcune caratteristiche, funzioni, attitudini al vostro segno? Senz'altro il Sole a conferire un temperamento distaccato, non passionale. Poi anche il pianeta del tempo lento che vi può rendere poco puntuali, precisi anche nelle posizioni che affermate e portate avanti. Il camaleontismo, la variabilità di idee e di opinioni che spesso vi contraddistinguono, sono da attribuirsi interamente a questa posizione zodiacale. Voglia di amori liberi e di sentimenti che non siano schiavi della gelosia o della morbosità.
Tutti i rapporti che nel corso degli ultimi mesi sono stati messi in discussione potrebbero almeno fino alla metà di novembre ancora vivere qualche perplessità. Quindi chi ha una storia nata da poco non è convinto e chi ha una storia da lungo tempo non è coinvolto. Non abbiate dubbi su ciò che dovete realizzare in questa giornata, specie se questo vuol dire mettere un tassello in più ad un progetto che inseguite da tempo. In fondo non nuocerete a nessuno. Potete permettervi un po' di intraprendenza e di felicità anche voi, senza per questo credere di avere mancato qualche vostro dovere, anzi, dovreste proprio smetterla con questi atteggiamenti che non vi aiutano. Giornataccia, a ricordarlo Saturno in quadratura Venere alta nel cielo, depositaria delle vostre ambizioni e dei vostri sogni. È all'amore che puntate, ma non solo, anche alla creatività e al riconoscimento pubblico delle vostre doti, dei vostri meriti. Peccato che a remarvi contro ci sia la Luna in Toro, che oggi non riguarda solo la famiglia, ma voi stessi, le vostre insicurezze, i limiti che vi ponete da soli e poi li proiettate sugli altri. Amore ed Eros. Nervosismo familiare, tutta colpa del gossip dei vicini che, per quanto involontariamente, alimentano vecchi rancori e tensioni irrisolte. Più tignosa l'ala femminile, la soluzione sarebbe nel dialogo ma per oggi non se ne parla minimamente. Cari Acquario, se dovete affrontare discorsi importanti, questo può essere il momento giusto per darvi da fare. In ogni caso meglio attendere il pomeriggio o la giornata del 12. Sul lavoro, avete le idee più chiare e tutto sembra essere molto più favorevole, portate avanti i vostri progetti. Il romanticismo può catturarvi inaspettatamente, perché potreste incontrare qualcuno che condivide il vostro stesso senso dell'umorismo, spiritoso, buffo e leggermente eccentrico. Questa potrebbe essere una risata a lungo termine. L'amore bussa alla vostra porta, se siete single e appartenete alla terza decade del vostro segno. Marte negli amici gemelli vi spiana la strada. Non vi sarà difficile aprirvi a un sentimento nuovo che vi invaderà il cuore. Sappiate soltanto superare le timidezze e il vostro carattere, a volte troppo razionale, non ve ne pentirete specie se siete giovanissimi. Lavoro e denaro. Grandi ambizioni ma nonostante il coraggio che vantate e che vi spinge ad azioni ardite, nello sforzo di incanalare energie in un progetto impegnativo vi ritrovate imbottigliati a metà strada senza riuscire ad andare né avanti né indietro. Troppi cambiamenti di idea e ritmo, potreste realizzare meraviglia invece alla resa dei conti vi presentate a mani vuote. L'innovazione creativa è la chiave del successo. Fate qualcosa di folle, e anche un po' scioccante, per uscire dalla routine in cui vi trovate. Non accontentatevi di essere mediocri né del solito. Ora è il momento di puntare a qualcosa di originale. Sosterrete un collega in difficoltà e vi conquisterete la sua amicizia e fiducia. Questo è per voi un elemento di grande soddisfazione e vi consente di avere un supporto e una compagnia allegra in più da questo momento in avanti, in ufficio. Benessere. Mal di stomaco da tensione, con una strana sensazione di fame divorante, ma una volta addentato il primo boccone siete già satolli, quasi nauseati. Tutto questo perché appetito e sazietà sono solo sensazioni emotive e i succhi gastrici hanno ben poco a che vedere, il peso sullo stomaco che non sopportate più è la routine. Cercate la chiave giusta per cambiarla. Gli sport agonistici non sono raccomandati oggi, in quanto la vostra energia potrebbe essere influenzata negativamente dalla dinamica win-lose. Concedetevi a qualcosa di meno competitivo e più rilassante. Per lei, solita discussione con mammina o la suocera, peggio ancora con entrambe, la cosa buffa è che oggi non siete voi quelle fuori dalle regole, ma le care vecchiette. Sorprendentemente alleate in vista di una cena di famiglia dalla quale farete il possibile per fuggire. Illuse, vi tocca. Per lui, piacete, e che c'è di male? Che ne dica la vostra lei, non siete voi a stuzzicare le vostre ammiratrici, non è colpa vostra se le fate attorno alla vostra culla vi hanno donato tanto charme. Colore delle emozioni, verde fluo. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 6, finanze,
8. Benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.